Pasolini, Il romanzo di un delitto italiano. Massimo Lugli scrive l'ennesima prova di Marco Corvino. Sì, è un Marco Corvino diverso dagli altri sette Corvini che vanno preceduto, perché questa volta è più reale, nel senso che i romanzi di Corvino sono ambientati in una città che non viene mai nominata, Roma è intuibile, ma non viene mai nominata, e laddove in questo caso abbiamo Roma, ovviamente non era possibile fare altrimenti, e abbiamo la redazione di Paese Sera, il giornale in cui ho iniziato a lavorare, 19enne, Marco nella finzione ne ha 24 di anni. E quello che mi ha veramente divertito è raccontare quel giornale, quel lavoro, quel periodo, un periodo furente di scontri, di politica aggressiva, quella di oggi fa ridere, compenso, di terrorismo, di grande criminalità, di criminalità scatenata, in cui Marco si muove così un po' a tentoni cercando di tirare le file di questo giallo, perché resta un giallo, ancora oggi io sono convinto che la verità sul delitto Pasolini è stata fatta solo in parte, una piccola parte, e però è un novellino appena arrivato, nessuno fa lavorare, io e te, Giulio Mancini, lo sappiamo che cosa vuol dire essere giovani praticanti appena arrivati, nessuno gli dà credito e quindi lui indaga da solo, contro il giornale, tanto che la sua grande ambascia è quella di perdere il posto, perché rischia il posto di lavoro. Marco Corvino, ovvero Massimo Lugli, cosa ha scoperto sul delitto Pasolini? Ho scoperto con assoluta certezza che Pino Pelosi, Pino La Rana, non poteva essere solo. Era lì, sicuramente ha partecipato, è stato con Pasolini, ma non era il solo. Ci sono troppi riscontri che poi emergono nella sentenza di primo grado, che io riporto in parte, e che racconta proprio questa realtà. C'erano altre persone, qualcuno le ha viste, ci sono state le impronte. Non è possibile per una serie di motivi che Pelosi abbia assassinato da solo un uomo molto più forte, molto più robusto e atletico di lui, senza riportare neanche un graffio. Non è possibile che Pino Pelosi, in una colluttazione in cui è stato massacrato, non abbia avuto una goccia di sangue addosso. Non è possibile. Non è possibile che l'arma del delitto sia una tavoletta marcia, che non poteva infrangersi. E tutti questi interrogativi sono rimasti. Sono passati 44 anni, secondo te sono ancora in vita gli autori di questo omicidio e in qualche modo si ravvederanno o comunque renderanno noto le loro responsabilità? No, credo di no. Non so se sono ancora in vita, non so se sono alcune persone che erano state individuate. C'è una persona in vita, un grande criminale che forse sa, si chiama Giuseppe Mastini, alias John Lo Zingaro, protagonista tra l'altro del mio romanzo, che io credo sappia, non credo che abbia partecipato, ma penso che sappia, ma non parla. E quindi... Un caso irrisolto. E mi domando perché, con tanti cold case che sono stati riaperti, con le nuove tecnologie investigative che permettono di arrivare a verità che allora erano impensabili, non capisco perché, nonostante tanti intellettuali, Walter Bertoni, Alfano, il ministro Alfano, tanti altri, adesso i nomi non mi vengono, ma insomma ci sono stati diversi appelli perché le indagini fossero riaperte, per caso non è mai accaduto.